Assegno unico, quanti sono i beneficiari e quanto costa la misura? Vediamo cosa ci dicono gli ultimi dati INPS. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo dell'assegno unico e universale per i figli a carico e vediamo insieme i dati dall'ultimo osservatorio INPS disponibile con riferimento al mese di agosto. Il rapporto evidenzia che a partire da gennaio sono stati erogati 11,9 miliardi di euro per la misura. Nel solo mese di agosto hanno ricevuto l'assegno unico 5.540.092 nuclei familiari per 8.787.243 figli. L'importo medio mensile per figlio è di 160 euro. I nuclei beneficiari con all'interno persone con disabilità sono 338.000, con un importo medio mensile di 377 euro. In generale, comunque, anche questa volta gli importi più elevati si registrano al sud, con un valore medio mensile dell'assegno unico di 172 euro a figlio. La regione con l'importo medio più alto è la Calabria, 182 euro. Invece gli importi medi più bassi si trovano al nord, dove si aggirano sui 152 euro per figlio, mentre il valore minimo è di 146 nella provincia autonoma di Bolzano. Un dato da sottolineare è che ad agosto 2023 il 47% dei figli pagati appartiene alla classe di ISEE più bassa, cioè inferiore a 16.215 euro. In questi casi spetta l'importo massimo dell'assegno unico, mentre il 24% dei figli appartiene a nuclei familiari che hanno ricevuto la misura minima dell'assegno perché non hanno presentato l'ISEE oppure perché hanno raggiunto la soglia massima, 43.240 euro. Per quanto riguarda l'età dei figli, i minorenni hanno percepito in media un assegno di 171 euro. Per i figli maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, l'assegno è stato di 83 euro. Per i figli con disabilità maggiorenni, oltre i 21 anni, la prestazione è stata di 150 euro. Infine, l'osservatorio menziona i nuclei percettori del reddito di cittadinanza che ad agosto hanno ricevuto l'integrazione dell'assegno unico. Si tratta di 264.903 nuclei per un totale di 447.958 figli. In questo caso, gli importi più alti si registrano al nord, con una media di 125 euro a figlio. Il valore massimo, 157 euro, è nella provincia autonoma di Trento. Al sud, invece, l'importo medio per figlio è di 114 euro, con un valore minimo di 111 euro in Basilicata. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.